a Firenze non ha mai mangiato un panino con lampredotto? Probabilmente nessuno. Bene, ma da cosa viene il nome lampredotto? Viene da un pesce, la lampreda, che si pescava in Arno, ovviamente fino al Rinascimento, poi è andata perduta, non si può più pescare. Era un pesce talmente brutto, però talmente delicato e richiesto da tutti, che aveva una bocca particolarmente brutta, che assomigliava all'abomaso, cioè quella parte che è appunto il lampredotto. Ecco perciò che il popolo si illudeva di mangiare la lampreda mangiando qualcosa che gli assomigliava, cioè il lampredotto.